Cari amici di Fano TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi ci troviamo all'ex chiesa del Gonfalone, dove verrà presentato il piano strategico dedicato al turismo di Fano 2020-2024. Proprio in questi giorni il sindaco Massimo Seri, insieme ai sindaci del territorio, ha firmato il protocollo per la promozione turistica del Metauro e del Cesano, quindi oggi faremo il punto della situazione, naturalmente con gli ospiti che adesso andiamo ad incontrare. Ringrazio ovviamente tutti i presenti, ringrazio l'assessore al turismo Roberto Cioffi, con il quale stiamo collaborando su più fronti, perché crediamo che questo asse Fano Urbino, che anche comprende la vallata del Metauro, abbiamo anche aperto un protocollo, sia un asse fondamentale, perché ormai sappiamo nel turismo non possiamo parlare soltanto da città. Bene fare un piano strategico, bene capire quali azioni fare insieme, ma poi dobbiamo parlare di territorio per far sì che sia tutto il territorio ad essere venduto nei mercati che contano per far arrivare persone. L'importanza di questo strumento, noi siamo partiti innanzitutto in un percorso partecipato e crediamo che questo percorso abbia dato dei grandi frutti. Dovevamo fare un'analisi chiara della nostra città, quindi capire lo stato delle strutture ricettive, capire come si sta muovendo tutto il mondo culturale, capire come ci vedono al di fuori delle nostre mura, perché noi siamo abituati a guardarci attorno, a credere che facciamo bene delle cose. Poi in realtà, quando parliamo col mercato, le risposte che ci arrivano sono anche diverse. Quindi era importante un'analisi chiara. Abbiamo iniziato a farla proprio all'inizio di questo mandato, insieme ad un esperto appunto del Destination Marketing, che è Joseph Eyart. E questa analisi ci doveva portare al risultato di questo piano strategico. Abbiamo allungato un po' i tempi per la realizzazione del piano, ma siamo stati fortunati perché nel frattempo è arrivato il Covid, che ha cambiato totalmente il modo di pensare dei turisti e il modo di cercare e di vivere le città. Dico, siamo stati fortunati perché oggi il piano contempla delle azioni che tengono conto del momento. Quindi siamo, diciamo, la prima città delle Marche in questo caso, ma siamo tra i primi anche in Italia a produrre una strategia che ci vuole far uscire appunto da questo momento di crisi. Siamo con l'assessore Etienne Lucarelli, si parla di rilancio e si parla di questo progetto al quale stiamo lavorando da mesi, insomma un progetto importante, quindi in che modo rilanciamo il turismo, quali sono i capisaldi sui quali avete lavorato fino adesso? Ma innanzitutto bisogna dire che questo è un risultato, ma è la partenza di un lavoro che dobbiamo fare nella nostra città. Abbiamo deciso di fare questo percorso, un percorso sinergico con tutti gli attori della nostra città, quindi con il ricettivo, con coloro che hanno in mano i servizi, con il mondo culturale, perché dovevamo raccogliere i dati, dovevamo fare un'analisi della nostra città e non solo, fare anche un'analisi esterna, quindi capire come il mercato turistico in questo momento ci recepisce. Oggi arriviamo a realizzare un piano in un momento cruciale nella nostra storia, perché arriviamo in un'epoca veramente difficile dove il Covid ha cambiato veramente le abitudini anche dei turisti. E quindi arriva un piano che tiene anche conto di questo, che quindi ci detta le regole per un percorso di crescita che dovrà avvenire da qui al 2024. Il piano contiene una serie di parti organizzative, come organizzare il lavoro, e ci dice che dobbiamo organizzarlo sì con la regia dell'amministrazione comunale, ma anche nel rapporto con le associazioni, con i privati, quindi dobbiamo realizzare delle vere e proprie reti di prodotto. Il piano ci dà degli input su delle azioni concrete per valorizzare i nostri cluster culturali, quindi la città di Vitruvio, la città del Carnevale, la città dei bambini e delle bambine, capire come questi progetti possono essere maggiormente vissuti con delle esperienze. Il piano ci dice come è meglio vendere la nostra città al di fuori delle nostre mura, quindi qual è la visione che dobbiamo dare al mercato turistico, e quindi parla in questo caso di città green and blue, quindi parla del nostro mare e parla della possibilità di vivere la città in modo green, in modo sostenibile, in modo tranquillo, in modo sicuro, e detta tre principali prodotti che sono il family, sul quale già stiamo lavorando in questo anno, l'outdoor e well-being è la qualità della vita. Ecco, da questi macro prodotti si sviluppano tutte quelle che sono le caratteristiche della nostra città che ho detto prima, quindi
tutte le attività culturali, il mondo dello sport, il mondo enogastronomico, e quindi si sviluppano appieno quelle che sono le caratteristiche della città. Da subito inizieremo a lavorare per modificare i nostri materiali promozionali, quindi le nostre brochure, i nostri video, il nostro sito istituzionale. Da subito abbiamo iniziato a lavorare su uno dei macro prodotti che IARC ci ha dettato, quindi sul Family. Già da quest'anno il prodotto Family sarà venduto e creeremo una rete pubblico-privata con il comparto ricettivo. Quindi un'azione importante che nell'epoca post-Covid, diciamo che Fano è il primo comune delle Marche a realizzare un'opera del genere veramente importante, un faro per tutti noi, ma è anche tra i primi comuni d'Italia a doverlo realizzare, tant'è che proprio in questi giorni mi sono arrivate per esempio telefonate dal comune di Messina, dall'assessore al turismo, che voleva delucidazioni su quale azione stiamo facendo per uscire dall'epoca Covid, leggendo dalla stampa questa collaborazione con Joseph e IARC. Quindi direi anche una persona al nostro fianco che ci dà spessore, ci dà qualità in questa attività e ci dà la possibilità di crescere. Un ultimo aspetto è un piano che ci dice che dobbiamo lavorare insieme. E quindi non è un risultato, è una partenza per un cammino. Se saremo capaci, noi come amministrazione, di dettare le linee guida, ma anche tutti i mondi che sono nella città, quindi mondi culturali, sistema ricettivo, ad attivarsi affinché quel piano venga realizzato, allora sicuramente potremo riuscire a realizzare la tanto aspettata crescita della città di Fano nel comparto turistico. Perché noi non dobbiamo dimenticare che un turista che arriva a Fano è un cliente per Fano. Un turista è qualcuno che arriva perché ha un interesse per avere un'esperienza turistica balneare, culturale, enogastronomica, eccetera, o magari la somma di tutto questo, perché ha determinati bisogni e pensa, crede, desidera che questi suoi bisogni, interessi, in Fano possano essere in qualche maniera soddisfatti. Pertanto questo vuol dire che noi dobbiamo intendere il turismo come, diciamo, come una materia puramente economica. Un turista non è altro che una risorsa che ne arriva nel territorio con dei soldini, che deve di spendere, e ne spenderà di più quanto più sia soddisfatto rispetto a quello che noi ne stiamo fornendo. Questo è l'approccio di partenza. Noi non dobbiamo vedere il turismo come filosofia, come vogliamoci tutti bene, perché in realtà, come conseguenza del Covid, non è che ci sono grandi trasformazioni immediate. Quello che sta facendo il Covid è l'accelerazione di tendenze che già c'erano prima, ad esempio l'utilizzo dei social, le esperienze, il fatto che i turisti cercano proposte che li interessano a loro, cioè il concetto del building, eccetera, eccetera. Come anche una tendenza che purtroppo è preoccupante, è il fatto che si sta riducendo il numero di giorni di permanenza anche nella destinazione. Che c'era prima, lo sanno bene gli albergatori, però che la conseguenza del Covid è che ancora si ridurrà di più. Si parla di sviluppo di sistema turistico integrato, quindi parliamo di sinergia, lo facciamo con l'assessore al turismo di Urbino, Roberto Cioppi, buonasera. Buonasera, sì, sono contento di aver ricevuto l'invito da parte del sindaco di Fano Massimo Sieri, dell'assessore al turismo Etienne Lucarelli, proprio per sottolineare già il lavoro che Urbino e Fano stanno facendo per collaborare, anche insieme a Pesaro chiaramente, per collaborare a livello provinciale per lo sviluppo del nostro territorio per quanto riguarda l'economia del turismo. Diciamo che tutte le città si stanno attrezzando proprio per cercare di trovare la direzione giusta con della progettualità meditata, soprattutto con approfondite riflessioni, proprio per collaborare insieme e rilanciare il nostro territorio, che fra l'altro in questo periodo diciamo risponde alla domanda del turismo di prossimità che ricerca sia cultura sia appunto i beni culturali, i beni storici e monumentali, ma anche tutta la parte relativa all'ambiente, al paesaggio, all'attività all'aperto. Quindi tra le città, tra Fano Urbino appunto si è instaurata questa collaborazione proprio per insieme per seguire un cammino che ci dia più valore alle nostre politiche di sviluppo del turismo.
Allora, noi dobbiamo ragionare sul fatto che dobbiamo di far evolvere il modello turistico di Fano a quello che sta essendo l'evoluzione del mercato. Soprattutto perché qui c'è un elemento molto importante che dobbiamo dirci con molta chiarezza. I turisti fino a poco tempo fa a Fano ci arrivavano naturalmente. Non è che facevassimo più di tanto per andare a cercarli. Questo non è detto che ci funzioni quando finisca il Covid. Il secondo elemento è quello di stabilire una strategia che complessiva di marketing che vada in qualche maniera a migliorare il posizionamento turistico di Fano, cioè che ci permetta non soltanto attirare turisti per motivi prettamente balneari, sino magari anche per motivi culturali o enogastronomici o anche diciamo diverse motivazioni. Detto questo, quali sono questi obiettivi? Questi che vedete qua sono parecchi. Uno è migliorare la nostra capacità di attrazione. I turisti arrivavano e arrivano a Fano, ma dobbiamo di fare in modo che continuino ad arrivare, cioè dobbiamo di migliorare la nostra attrattività. Come dobbiamo in qualche maniera lavorare per incrementare la qualità, ma soprattutto la specializzazione della nostra proposta, perché il turismo generico già era in crisi prima del Covid, adesso lo è veramente, cioè il turista non è più trasversale, sino che è verticale, si muove per motivazioni le sue. L'altro elemento è quello di comunicare, trasmettere al mercato un'immagine di destinazione con un'offerta variegata, non soltanto balneare, seppure il balneare è strategico e deve continuare a esserlo, però dobbiamo far crescere questa offerta come immagine per andare a diventare in qualche modo un'offerta premium, così come dobbiamo trasformare Fano da monoprodotto a multiprodotto, per in qualche maniera riorientare anche gli sforzi sia dell'amministrazione come anche dei propri operatori per capire o strutturare meglio la nostra proposta con questa ottica del orientata, come dicevo, al cliente. Quando si parla di turismo, naturalmente è un argomento che va di pari passo o a braccetto con il lato economico della città e di tutto il territorio. Si riparte? In che modo ripartiamo? Assolutamente sì, il comparto economico va di pari passo con il turismo e di conseguenza è importante in questo momento proprio farsi trovare pronti, ripartire, perché dobbiamo comunque valorizzare il nostro territorio e la cosa più importante in questo momento è appunto il turismo. Come associazioni di categoria abbiamo collaborato appunto come tavolo economico con il comune in questo progetto che è un progetto importantissimo per la nostra città, è la prima volta che viene fatto questo tipo di progetto dove si sono sviscerati diverse problematiche sulle quali si è cercato appunto di lavorare. Riuscire a portare, una volta che saremo ripartiti, una volta che la pandemia sarà passata, farsi trovare pronti per portare gente nella nostra città e valorizzare e far vedere le nostre bellezze, il nostro territorio, perché ricordiamoci che il nostro territorio è talmente ricco, è proprio una perla incastonata, no? Come abbiamo sempre detto, nella nostra regione. È importante. Noi come associazione di categorie abbiamo fatto veramente degli incontri importanti con l'assessorato al turismo e con EIARC e abbiamo cercato di dare il nostro contributo perché portare gente crea appunto economia e bisogna riportare tutto questo nella nostra città. E qui arriviamo a un punto importante che tocca alle associazioni di categoria e agli operatori: lavorare in rete. E questo è fondamentale. Io ho una grande difficoltà perché la gente del turismo, per definizione, siamo individualisti. Oggi dobbiamo mettere in rete diversi operatori per creare un prodotto, perché un prodotto non è l'albergo, neanche la spiaggia. Un prodotto turistico, ad esempio Baleari, è una spiaggia attrezzata con i servizi di un albergo e i servizi di intrattenimenti, eventi, eccetera. Pertanto dobbiamo lavorare in questa logica di rete, le cosiddette rete di prodotto. E dobbiamo organizzarci.
E questo sarà fondamentalmente un compito dell'amministrazione comunale, nel senso che dobbiamo passare da una, diciamo, logica in qualche maniera turistica e di promozione generica a una promozione costante tutto l'anno, perché il mercato oggi è cambiato. Devo di lavorare per creare interesse del mercato, per entrare in qualche maniera anche adesso, per farti vedere, caro turista o potenziale turista, che noi stiamo lavorando, che il panorama è bello, che i servizi sono adeguati, eccetera, eccetera. E questo implica sicuramente anche un cambiamento sia di mentalità come soprattutto di operatività da parte dal pubblico. Turismo e strutture alberghiere, insomma, un altro tasto assolutamente importante per il turismo che viene fuori dall'Italia, in giro per l'Italia, ma anche per il turismo, insomma, nostrano, locale. Come ripartiamo? Ripartiamo col piede giusto, perché qui già siamo avanti con gli studi, perché già ci stiamo qualificando con qualcosa di molto importante. Noi stiamo facendo dei grossi investimenti anche sulle nostre strutture. Anzi, bisogna dire che le nostre strutture sono già pronte per ripartire. L'importante è questo discorso della pandemia, però abbiamo visto degli ottimi risultati. Anche parlare in giro della nostra città vuol dire essere sicuri, essere una città sicura in tutti i sensi, sia sul fatto della delinquenza ma anche sul fatto della pandemia, che non abbiamo un turismo massivo. Speriamo che il 2021 ci porti tanta gente e naturalmente le nostre strutture sono aperte a tutti. Qual è il nostro obiettivo strategico? Quello che vedete qua. Rendere Fano una destinazione attuale, competitiva, sostenibile, perché il mercato oggi sta andando verso quell'indirizzo, fondata su un modello di sviluppo orientato al futuro, non al lungo futuro. Andiamo a 3-4 anni, perché fra 5 anni non sappiamo come andrà, è cambiato il mondo. E tentando in qualche maniera di avere un'idea molto orientata al mercato, cioè a organizzare, proporre e attrarre i turisti per rispondere a quello che il mercato sta domandando. Così, e questo ci porta ovviamente a definire nuovo approccio, nuovi ruoli e nuove attitudini davanti al mercato turistico. E perché c'è questa visione? Beh, non è che dobbiamo andare a inventare una roba totalmente nuova, si tratta fondamentalmente di mettere ordine, di strutturare in ottica di mercato, cioè è molto importante toglierci i nostri occhiali, di metterci gli occhiali del turista, come ci vedono, quello che sono gli elementi che abbiamo. Siamo una destinazione balneare consolidata. Noi abbiamo dei prodotti, diciamo, etici, cioè, il prodotto del territorio è estremamente buono. Io ieri ho detto a mia moglie, guarda, mia moglie ovviamente tiene a me, mi fa mangiare verdurine, quelle robe che piacciono tanto, a me no. Io gli ho detto, sai, domani non sono a cena. Ah, dove vai? A Fano. Risposta, mangia dei buon pesce. Beh, questo è l'esempio. Noi abbiamo un buon prodotto, dobbiamo di sfruttarlo. Abbiamo delle attrattive turistiche che sono perfettamente o facilmente trasformabili in prodotto turistico. Abbiamo una cittadina con le sue caratteristiche architettoniche, culturali, d'organizzazione attraente, oltre a un paesaggio di valore, sia cittadino, marittimo, ma anche dell'entroterra, così come al fatto che possiamo un po' sfruttare altri, scusami assessore, ma Urbino è un quartiere di Fano. Io se lo racconto ai turisti senza nessun problema, cioè il ragionamento è: vieni a Fano e vai a fare una visitina a quelli che abbiamo lì, cugini di Urbino. Questa è la filosofia, l'hai capito? Anche la Confesercenti riparte di slancio, perché questo progetto abbraccia tutti quanti. E quindi anche a lei chiedo come si riparte, come si continua questo viaggio. Non è così facile dire come si riparte, perché la situazione ancora è molto difficile ed è molto compromessa. Ci auguriamo tutti che si possa in qualche mese, con l'aiuto dei vaccini, riuscire a mettere a posto un po' le cose. Ce la mettiamo tutta, tutti, ognuno deve fare il suo dovere, speriamo che questo aiuti alla ripartenza. Tecnicamente quali strategie, se così si può dire, sono state messe a punto? Vabbè, ci auguriamo che questo programma per il turismo a Fano possa essere un buon viatico. È uno strumento di lavoro che aiuti tutti gli operatori a proseguire su questa strada. Noi che facciamo
tour operator incoming siamo quelli che sentono di più logicamente questo periodo e queste difficoltà. Se il turista non si può muovere, non può andare, con l'incoming siamo completamente a zero. Ce la stiamo mettendo tutta, stiamo preparando tutta una serie di programmi, di itinerari per valorizzare il territorio, per valorizzare la nostra zona. In bocca al lupo. Noi dobbiamo ragionare fondamentalmente su due ambiti: la gestione turistica e il marketing e la promozione. Pertanto i nostri obiettivi operativi è quello di stabilire il modello di organizzazione in modo efficace ed efficiente per tentare di costruire un modello di cooperazione fra tutti gli agenti, sia pubblici come anche privati, per supportare e sviluppare delle iniziative e gli eventi che abbiano un chiaro ritorno in ottica ovviamente di portarci turisti e farci avere visibilità e notorietà. Per quanto riguarda il marketing, da una parte consolidare quello che abbiamo, fondamentalmente il balneare, ma cominciare a lavorare per lanciare nuovi prodotti turistici che dopo vediamo, e tentando ovviamente di identificare chiaramente quali sono i miei mercati di riferimento e a che tipo di turista vogliamo attirare per Fano. E questo ci porta ovviamente alla definizione, lo vediamo dopo, di un posizionamento turistico in qualche maniera che non è nuovo, però molto più profilato di quello che apparentemente era. E come dobbiamo lavorare? Quali sono le assi? Beh, fondamentalmente dobbiamo lavorare sulla strategia di gestione, come dicevo, la strategia di futuro come destinazione e tutto quello che è la strategia di marketing. Il nostro appuntamento termina qui, vi ringrazio dell'attenzione, continuate a seguirci naturalmente su Fano TV. C'è concretezza in quello che dobbiamo fare, già da quest'anno abbiamo iniziato a lavorare, ve lo dico subito, ad esempio sulla rete di prodotto Family, abbiamo già contattato albergatori e campeggi, abbiamo fatto un incontro perché vogliamo realizzare questa rete pubblico-privata, dovremo contattare tutto il mondo della cultura, degli eventi, degli spettacoli, i musei, i teatri, per capire quale attività si realizzano a misura di bambino e far sì che tutto questo venga messo in rete e fare in modo che possiamo far percepire al turista che deve essere in arrivo che tutto questo effettivamente ce l'abbiamo, non lo deve scoprire quanto arriva qua, come ha detto Joseph poco fa. Quindi questo lo faremo quest'anno. Faremo quest'anno il nuovo impianto di segnaletica turistica della città, abbiamo già il progetto pronto, quindi finalmente metteremo delle plance planimetriche che faranno vedere il nostro centro storico e viaggiando nel centro storico troveremo delle indicazioni dove troviamo i principali punti di interesse della città, altrimenti la gente gira e magari si ferma nelle attività economiche a chiedere dove è uno piuttosto che l'altro punto senza neanche trovarli. Rimetteremo mano da subito a tutti i materiali e quindi rifaremo le brochure, le mappe, i video, il sito, e tutto ciò che serve per far sì che la nostra città si possa adattare a questo piano e possa essere da subito operativa. Mi piaceva dirlo perché altrimenti abbiamo ovviamente chiesto la presenza di Joseph come consulente nella nostra città anche per il 2021, lo vorremmo fare anche per il 2021, adesso in questi giorni cerchiamo di capire diciamo come fare con tutte le pratiche amministrative, però ci farebbe piacere perché ovviamente avere una persona di questo calibro di fianco ci aiuta a far sì che la strada sia più breve, più veloce, che siamo un po' più pragmatici, altrimenti a volte rischiamo di perderci nel capire soltanto come procedere con i passi. Come ho detto prima, mi piacerebbe che questo piano, che lo abbiamo stampato, ne abbiamo in quantità, per chi ci segue da casa può venire a ritirarlo all'ufficio turismo e quindi ne abbiamo insomma in quantità importanti, che sia tenuto da tutti perché deve essere un faro per la strada che dobbiamo percorrere in questi anni.